Il dibattito contro gli stereotipi italiani nelle Americhe si sta allargando, coinvolgendo le comunità e gli intellettuali. Sento un gran senso di frustrazione e certamente anche offesa. Allora, la frustrazione si deve al fatto che già da anni e anni vediamo, insomma, questo stereotipo, specialmente lo stereotipo siciliano, e siamo praticamente stretti con le spalle al muro, perché bisogna anche reagire a questa cosa. Offesa perché personalmente ho lavorato tanto per dare sicurezza alla seconda generazione di siculo canadesi e italiani, certo, in generale. E poi questo lavoro finisce in niente, perché qualcuno viene fuori con delle immagini distorte. Se io dico che mio padre era una persona onesta, che non ha mai avuto niente a che fare con la mafia, io questa parola l'ho conosciuta già da grande in Sud America, allora non faccio colpo. Però se dico che mio padre apparteneva alla società, allora faccio colpo. Perché quello che vogliono sentire le persone per ridere sopra sono le debolezze, i difetti, lo stereotipo. Il problema è che quando apri la porta alla cosa strana, la gente non capisce. Dicono subito, questa non è una donna italiana, non agisce nel modo normale. Quando nacque, o perlomeno si sviluppò questa forma di teatro, questa tecnica che tutti conoscono, molti conoscono, chiamata commedia dell'arte, che è una forma di teatro che, diciamo, che si fonda sullo stereotipo, proprio la tecnica fondamentale è lo stereotipo. Dario Fo ha spiegato molto bene tante volte questa idea del dover rappresentare certi personaggi in modo tale che il pubblico li possa riconoscere immediatamente, li possa riconoscere per come si muovono, per come parlano, per certi atteggiamenti, appunto, stereotipi. Arlecchino parla bergamasco, è uno totale stereotipo. Perché parlava bergamasco? Perché gli Zanni, questi servitori, queste persone senza soldi, povere, disperate, affamate, come appunto spiega Dario Fo, a un certo punto hanno dovuto emigrare perché non avevano lavoro nelle valli bergamasche, c'era stata la carestia e via dicendo. Dove vanno? Vanno a Venezia, perché è la città ricca dove si può trovare lavoro. Il cinema italiano, soprattutto negli ultimi 30, 40, 50 anni, l'ha mostrato, insomma, gli Alberto Sordi, Totò, Sordi ha creato non so quanti stereotipi. Ma sono delle verità. Poi bisogna, anche se vediamo i personaggi della commedia dell'arte, caratteristiche molto precise. Poi bisogna vedere se sono cose autentiche, che corrispondono a un personaggio proprio vero, però di solito è un modo di fare una specie di resume di un personaggio. Io di solito li rifiuto, però lo faccio non solo per personaggi italiani, ma anche per un personaggio, diciamo, serbo. Se vedo che il personaggio è basato su un'idea di un personaggio, invece di essere incarnato proprio come un personaggio che ha un'esperienza precisa, la reazione è la stessa per me. E il problema è che per gli italiani esiste questa comunità qui che vive, che è sempre in continuazione alla ricerca della propria identità. Ed è questo che provoca queste discussioni, queste polemiche. Non è una parolaccia, in altre parole. Bisogna averne meno paura, bisogna essere più ragionevoli e cercare di combatterli attraverso la varietà delle presentazioni al pubblico. Forse il problema sta nel fatto che la comunità italo-canadese non promuove e non presta abbastanza attenzione agli spettacoli che presentano immagini non stereotipate. Ad esempio, un film come I 100 passi sulla lotta contro la mafia, acclamato dalla critica internazionale, è passato quasi inosservato in Canada. Forse prima di criticare e censurare bisognerebbe capire quanto denaro le comunità italo-canadesi investono in manifestazioni culturali nazionali che presentano gli italo-canadesi in modo non stereotipato.